Buon lunedì a tutti. Allora, ricominciamo un'altra puntata, un'altra settimana. Voi ci siete, noi siamo pronti e anche i nostri ospiti. Allora vi dico chi sono. Cominceremo parlando dei rischi da nuove tecnologie. Questo è l'argomento di un progetto portato avanti dall'Istituto Tecnico Indust Industriale Avogadro e oggi con noi ci sarà l'anima di questo progetto: il professor Antonio Mandarano insieme all'ispettore capo della Polizia Municipale di Torino, Walter Bouchier, e poi due studenti Matteo Giardino. E Marco Sciretti. Poi ci raggiungerà Flavia Barbaro, la responsabile dei servizi educativi della GAM, per parlarci di Zonarte, un network che si, eh, si muoverà a, a, attraverso tre filoni. Il primo è proprio tra pochi giorni alla GAM, edizione 2011, quindi per il secondo anno consecutivo. 13.45, collegamento con il Telegiornale, il nostro momento dedicato all'attualità. 14.00, arriverà l'avvocato Simonetta Fiore Marocchetti per continuare l'argomento sulle conseguenze del reato che abbiamo già introdotto lunedì scorso. Tutto questo avverrà più tardi, adesso si parla invece dell'istituto avvocato e del suo progetto. Eccoci, allora ero già distratta perché oggi abbiamo quattro ospiti, ve li presento subito. Allora sono circondata soprattutto dai due studenti, Matteo e Marco. Benvenuti, grazie per essere ritornati con noi oggi. E poi c'è il professor Antonio Mandarano, bentornato. E' Walter Bucchia della Polizia Municipale di Torino e grazie per essere con noi. Come vedete dalla Nutritissima Ekip questo è un mm. progetto che coinvolge davvero tutti, davvero a tutti i livelli. Ce ne parla innanzitutto, ci introduce l'argomento il professore. Certo, eh, intanto buongiorno a tutti i telespettatori, eh, questo progetto nasce eh, dal, da una collaborazione con la Polizia Municipale, ci hanno presentato eh, un progetto di massima l'anno scorso, eh, abbiamo coinvolto i nostri studenti per... Pratica di questo progetto in modo che eh, loro come tecnici e come esperti sono stati un po' distanti e hanno fatto lavorare i nostri studenti che hanno prodotto un po' di lavori, di esperienze che poi sono state realizzate e pubblicate sul sito e discusse tra di loro per mettere in evidenza quelle che sono le criticità e i rischi rispetto a nuove tecnologie. Abbiamo trattato diversi argomenti che poi i ragazzi stessi ne, ne parleranno e li approfondiranno. È stato un lavoro però di equip, nel vero senso della parola, perché i ragazzi sono stati coinvolti alla pari rispetto ai tecnici, agli esperti. La, la necessità, noi avevamo come nucleo di prossimità, occupandosi delle attività didattiche nel, nelle scuole di Torino e della provincia, dover affrontare questo problema di rischi delle nuove tecnologie. Eh, noi avremmo potuto affrontarli eh, non da nativi digitali come sono questi ragazzi. Allora la scelta è stata di eh, coinvolgere un istituto, un istituto superiore eh, che avesse le caratteristiche di, di, queste, di, questo, di questa specificità scientifica. Dopodiché ci siamo messi intorno un a un tavolo. E noi facevamo gli esperti di polizia giudiziaria eh, avendo il polso della situazione, delle violazioni, dei, eh, degli abusi, dei rischi e i ragazzi invece ci segnalavano che cose in realtà fanno con queste tecnologie, dall'uso dei telefonini, dall'uso del, del computer, dei videogiochi, dal, dal permanere 4, 5, 6, 7 ore, per esempio queste cose hanno fatto dei bellissimi sondaggi. Eh, nel quale abbiamo verificato eh, l'impatto mm. di, di questi fenomeni. Poi abbiamo messo insieme tutto, abbiamo coinvolto il nostro nucleo di investigazioni scientifiche e tecnologiche che sono i colleghi che in realtà eh, mettono mano su queste eh, apparecchiature, queste attrezzature. E abbiamo preparato poi sulla scorta del progetto, sulla sperimentazione del progetto, il materiale didattico per la divulgazione in, eh, se non ricordo male, oltre una sessantina di classi del comune di Torino. E poi le conferenze con gli insegnanti, le conferenze con i genitori, eh, la divulgazione direttamente con i ragazzi. E... E, e Per i prossimi anni poi vedremo, perché mi sembra che il fenomeno, visto l'impatto che ha avuto, è decisamente... È destinato ad aumentare. Stiamo vedendo in questo momento un pezzo appunto di questo video con le immagini dei, dei tecnici, quelli di cui ci parlava prima il, il vicecommissario. quindi in un certo senso voi siete stati anche invitati nel dietro le quinte di questo lavoro avete potuto scoprire eh, anche i segreti, i segreti delle, delle investigazioni? Certo, della assolutamente. Principale. Siamo stati invitati dalla Polizia Municipale a uno stage presso gli uffici del NIST, che è il Nucleo Investigazioni Scientifiche e Tecnologiche. E in questo stage abbiamo potuto vedere direttamente le metodologie di indagine applicate alle nuove tecnologie. Quindi ci è stato mostrato ad esempio come si recuperano dei file cancellati che possono essere cancellati per nascondere magari prove di un reato commesso mediante un computer, oppure come si recu recuperano chiamate o messaggi cancellati da un cellulare. Mm. E eh, effettivamente questa esperienza è stata molto utile per noi perché ci ha permesso... Eh, di capire veramente come operano gli esperti di polizia giudiziaria e quindi anche di capire eh, che determinate cose non vanno fatte perché sono comunque eh, sempre probabili anche se noi cerchiamo di occultarle. Siete stati un po' scioccati da, dalla conoscenza appunto di tutte eh, le, le tecnologie che ci sono dietro, cioè il, con un semplice clic io penso di cancellare tutti i miei dati, in fondo sono tecnologie abbastanza facili di uso comune, eppure dietro c'è proprio un nucleo investigativo vero e proprio. Qual è stata la vostra reazione? È stata una cosa importantissima questa di scoprire... Queste, questi metodi anche perché noi frequentando un istituto informatico queste, questi metodi non vengono trattati durante il triennio informatico quindi eh, non si scopre che cancellando un file è possibile ritrovarlo anche dopo anni o che è possibile perdere i propri dati e far, farsi rubare i propri dati Privati da utilizzando siti internet o rispondendo a certe email che vengono mandate, magari con sembra una pagina della posta, invece mm. servono solo per rubare i propri dati. Certo, e quindi visto che il, il tema centrale erano proprio i rischi delle nuove tecnologie, scendiamo nello specifico dei temi che avete affrontato, professore. Certo, certo. i temi sono stati diversi. Eh, Facebook, questo fenomeno sociale che comunque si presta a dei rischi notevolissimi, anche se ovviamente è un aspetto tecnologico molto importante, e quindi da eh, conoscerne quelle che sono le problematicità e quindi abbiamo approf approfondito questo discorso i videogiochi i videogiochi anche un altro fenomeno molto a rischio non solo dei ragazzi lo, lo utilizzano non solo i ragazzi ma anche i genitori e gli adulti quindi nelle nostre sperimentazioni abbiamo visto che anche i genitori utilizzano molto eh, questi giochi online, poi abbiamo eh, visto eh, anche il furto di identità, mm -hmm. il furto di identità con le carte di credito e quindi abbiamo trattato questi aspetti che sono importantissimi per la salvaguardia anche dell'aspetto economico delle, eh, certo. delle, delle persone, poi abbiamo anche eh, trattato eh, l'altro argomento specifico su quello del, dell'identità, anche delle immagini. E eh, quindi, quando andiamo a pubblicare una immagine, quindi sull'aspetto legale della pubblicazione dei, dei dati personali, eh, e quindi sono molteplici gli argomenti, non solo singoli, ma l'obiettivo era quello di far riflettere su quelli che sono i rischi e su quelle che sono le criticità. Tra l'altro i ragazzi coinvolti in questo progetto hanno realizzato anche un video di cui parleremo specificatamente più tardi, ma hanno avuto anche il coraggio di raccontarsi, cioè di mettersi intorno a un tavolo con un esperto della Polizia Municipale e raccontare anche fatti personali, aneddoti personali, insomma... A volte lasciano un po' eh, l'amaro in bocca. Per quanto riguarda le chat, le chat che forse alle orecchie dei genitori sono l'aspetto più critico, vorrei chiedere alla regia di mandarci il contributo con il racconto di Barbara. però dovete essere voi a raccontarvi un po'. Le nuove tecnologie ormai sono una parte integrante Infatti della vita. Perché a me una volta è successo noi, di essere sopra... contattata da una persona che riteneva di avere la mia età. Invece era proprio un adulto che alla fine mi ha anche chiesto di fotoscene, di riprese la webcam, cose così. Barbara che genere di richieste ti ha fatto? Puoi essere più precisa? E poi come hai fatto a scoprire che in realtà si trattava poi di una persona più grande, un adulto? Allora eh, mi ha chiesto proprio specificamente foto di me in. Eh, senza vestiti, di fare delle riprese con la Wacom sempre senza vestiti, e alla fine ho scoperto che lui era un pochino più pochino, era proprio un adulto perché involontariamente mi ha inviato una foto, per fortuna solo del, della sua faccia, e ho scoperto che alla fine aveva dei 50-60 anni così. Quello che tu hai raccontato, Barbara, è una cosa molto grave, nel senso che è un reato molto grave compiuto da questa persona adulta nei confronti di un minorenne. Mi interessa sapere, dopo che tu sei venuto a conoscenza del fatto che era un adulto che si rivolgeva a te in questo modo e ti aveva fatto queste richieste, che cosa hai fatto? Hai avvertito qualcuno? Hai contattato una forza di polizia? Eh, no, soltanto ho parlato dei miei genitori con, eh, di questo episodio, non ho denunciato niente anche perché ho scoperto che anche tante mie amiche gli è successo, cioè succede quasi sempre. Questo succede quasi sempre è un po' inquietante perché insomma, si pensa sempre che siano casi isolati, in realtà la vostra esperienza che cosa dice? La nostra esperienza ci dice delle cose impressionanti il fatto di eh, avere questi il fatto che i ragazzi tranquillamente eh, diano i propri dati cosiddetti dati sensibili eh, a chiunque eh, sul web non ha la per, dove non hanno la percezione di che possa esserci dietro lo schermo. Dietro lo schermo può esserci il ragazzo di 15 anni. La ragazza, il tentativo di fare amicizia, eh, non dobbiamo eh, non tenere in considerazione il fatto che queste nuove tecnologie sono un sistema di, di comunicazione, un sistema di, di relazione. Però dietro c'è tutta una sorta di rete parallela di chi approfitta eh, dei ragazzi, approfitta eh, per, puro, per pura finalità personale. Che possono essere le, 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 le patologie determinate, determinanti per, per i pedofili, quelli che vengono chiamati i predatori, mm. fino ad arrivare al commercio di scambio delle, delle fotografie, delle immagini. Eh, individualmente quindi io do una foto e ce le scambiamo fino a avere dei siti veri e propri che si occupano di commercializzare le fotografie e i contatti dei soggetti dei ragazzi, degli adolescenti diciamo più fragili fino a essere, come dicevamo, predatori fino a essere reali prede di queste persone che cercano poi il contatto il contatto fisico con quello che poi eh, molto facilmente possiamo immaginare. Noi eh, ne abbiamo presi ultimamente due o tre mm. eh, con quello che potete, quello che potete immaginare. Certo. E non si rendevano, queste persone non, non si rendevano, rendevano conto, conto di quello che realmente facevano, altrettanto come i ragazzi. Ecco, altrettanto come i ragazzi. Infatti il rischio maggiore è proprio quello che i ragazzi non si rendano conto Oltre le potenzialità di queste nuove tecnologie, dei rischi che corrono sia di diventare vittime, ma anche di diventare loro stessi autori di qualche reato di cui non sono magari neanche a conoscenza. Ne parliamo dopo la pubblicità. Piemontesi un po' meno pessimisti dell'anno precedente e più ottimisti degli italiani per l'immediato futuro dell'economia. Basta per dire che l'orizzonte è migliorato, la crisi a Torino e le elezioni amministrative. Martedì 10 maggio, ore 20:45, linea d'ombra in diretta su Telesubalpina, canale 16. Il freddo è arrivato e, come tutti gli anni, il problema di asciugare la biancheria è tornato. Quest'anno come avete pensato di risolvere il problema? Ancora con i vestiti stesi nella doccia? Ricoprite ancora tutti i termosifoni di casa di panni umidi e maleodoranti? Basta, con la casa invasa da panni stesi ad asciugare! Ora la soluzione c'è! È arrivato Joker! L'asciuga tutto! L'unico che si trasforma in asciugabiancheria a cabina, in asciuga biancheria a capi appesi, in asciugamani, asciuga capelli, asciuga scarpe, scalda bagno, scalda persone! Chi vi può dare di più in un solo prodotto? Solo Joker! Che oggi, contro un valore commerciale di 168 euro, potete avere a soli 69 euro! Una fantastica occasione da non perdere! Sì, avete sentito bene! Lo ripeto, 69 euro! Chiamate subito 69 euro per un utilissimo asciugatutto che vi permette di avere i vostri capi pronti da indossare subito, senza stirare! Dite basta all'umidità in casa! Acquistate Joker! Adesso! La trilogia del flamenco di Carlos Saura nelle musiche travolgenti e nei balli di Antonio Gades. La passione delle nozze di sangue. Dell'amore stregone. E di Carmen Story. E lasciami! Vivono fra realtà e finzione scenica. Bentornati, oggi stiamo parlando dei rischi da nuove tecnologie presentandovi un progetto dell'Istituto Avogadro. Abbiamo sentito dalle parole di una ragazza coinvolta in questo progetto, Barbara, la sua esperienza. È stata contattata appunto via, via chat da una persona che si è poi rilevata essere un, un adulto e che quindi tentava diciamo, di irretirla facendosi passare per un ragazzo. E Barbara diceva no, non, non ho denunciato, ne ho parlato però con i miei genitori. Allora. Qual è il rapporto, tu sei l'unico minorenne Matteo, quindi mi rivolgo a te con particolare attenzione. Qual è il rapporto rispetto a questi rischi delle nuove tecnologie che voi avete con i vostri genitori? Che come diceva il, il vicecommissario prima, non sono nativi informatici, voi invece lo siete. Sì, sicuramente c'è una sorta di divario tra quelle che sono le nostre conoscenze e quelle che invece sono le conoscenze dei nostri genitori sia perché comunque noi siamo nati utilizzando i computer, siamo nati utilizzando i cellulari, mentre i nostri genitori, nati in un'epoca di molto precedente, hanno di iniziato, molto, we, we, di we. molto. <ride> hanno <ride> iniziato a usare queste tecnologie sicuramente dopo, quindi sono dovuti abituare. Ma Magari chiedendo a voi anche. Sì, spesso, spesso capita, non solo a me, ma penso a molte persone che, che magari hanno i genitori che non hanno una formazione specifica in campo informatico, che i genitori usino i propri figli per approfondire le proprie conoscenze in materia. Sicuramente questo divario di conoscenze che c'è, in alcuni casi può essere dannoso, mm. perché chiaramente magari eh, io ho un problema relativo alle nuove tecnologie e vado magari a dirlo a mia mamma e magari mia mamma non sa cosa fare, non sa come intervenire perché c'è eh, appunto una carenza non di strumenti appunto non ha gli strumenti però è già un passo importante certo perché chiaramente un ragazzo che riferisce un determinato fatto eh, al genitore il genitore sebbene non conosca la materia sicuramente si, si metterà in contatto magari con la polizia giudiziaria o con altre, eh, istituzio altre istituzioni si certo si informerà però può essere anche una scusa o anche un alibi, nel senso approfitto di questa ignoranza tecnologica, chiamiamola così, per nascondere… C certamente, questo, questo penso esiste. che moltissimi marcino sul fatto che i propri genitori abbiano delle carenze eh, riguardo ai computer o ai cellulari per abusarne e quindi sfuggire al loro controllo. Ecco. Professore, il, stiamo parlando in larga parte di minorenni anche nel, nei ragazzi coinvolti nel vostro progetto e quello che diceva prima, cioè anche i rischi legati a un fattore economico ad esempio rubare dati sensibili della carta di credito, hanno poi una conseguenza rilevante anche sì, sì, per le famiglie. Ma noi abbiamo eh, realizzato questo video eh, dal titolo Riflettiamo insieme sui rischi da nuove tecnologie. Perché abbiamo voluto realizzare questo video? Abbiamo voluto realizzare questo video non solo e non tanto per i ragazzi ma anche per i genitori, mm. per gli adulti perché come diceva appunto prima eh, sono a rischio anche eh, gli adulti siamo a rischio tutti rispetto a queste eh, nuove tecnologie eh, pensavamo eh, prima quando gli adulti eh, si rivolgono ai figli e gli dicono stai attento chiudi la porta, non aprire eccetera e poi li lasciano in una stanzetta con un terminale aperti nel mondo eh sì. cioè, quindi voglio dire, ecco, eh, iniziare ad acquisire consapevolezza su quelli che sono i rischi, non vogliamo assolutamente dire che cosa fare, che cosa non fare perché ognuno poi con la propria eh, formazione sarà in grado di capire alcune cose, ma l'importante è riflettere, riflettere in modo che possano essere evitate delle situazioni spiacevoli, quale il furto di identità, quale il furto di denaro, quale può essere l'introduzione anche nell'acquisizione dei dati sensibili delle, delle, delle persone, come tantissimi altri rischi. Ecco perché con questo abbiamo realizzato un sito specifico. Uh -huh. eh, abbiamo ripetuto un po' le esperienze che abbiamo fatto sul, eh, sulla sicurezza stradale dove abbiamo fatto fare un sito specifico ai ragazzi. Eh, poi ne parleranno loro. Il sito Pre mi parla Marco sì. perché so che è uno dei referenti, dei referenti. Insomma, Ubi UbiMaior. Certo. certo. Il sito internet di riferimento che è newtechnologies.itisavogadro.org. Contiene tutti i documenti riguardanti questa tematica, ma soprattutto contiene le foto e i video di tutte le iniziative a cui partecipiamo. In questo sito possono accedere anche i genitori, quindi vedere i, dei manuali o delle presentazioni che permettono ai genitori di scoprire uh, cosa vi, cos, co, che siti visita il, il figlio mm. o quanto utilizza il, il computer il figlio o il minorenne. Quindi ci so è molto semplice, immagino essendo anche per genitori, certo. l'avete fatto con <ride> strumenti molto semplici e quindi è accessibile a tutti, a tutti e sì, si sì. può scaricare gratuitamente tutto. Si sì, possono scaricare i documenti, le normative, tutte queste cose riguardanti i rischi delle nuove tecnologie. Scaricare, scaricare, abbiamo detto la parola magica perché vedete che eh, anche involontariamente però è ormai talmente entrato nel, nell'utilizzo quotidiano questo metodo che non ci rendiamo neanche più conto dei cambiamenti anche il nostro linguaggio scaricare per quanto riguarda i ragazzi molto spesso significa scaricare musica, una cosa che per certi canali è legale per altri è illegale, ma a questo proposito chiederei di mandare una, una clip di un simpatico battibecco sulle regole per quanto riguarda anche lo scaricare musica. Secondo me invece esistono due tipi di regole, quelle che sono più importanti che non vanno trasgredite e quelle meno importanti che diciamo si possono trasgredire. Ad esempio se uno scarica un brano musicale si sa che non va fatto perché è illegale però tutti lo fanno e comunque non succede niente di così grave. E succedono cose più gravi, se ad esempio i nostri genitori ci dicono non, non andate in web con qualche, con qualche persona che non conoscete, che possono usare le immagini e così via, e poi una persona lo fa e a quel punto la regola che va trasgredita può comportare cose gravi, a differenza di un semplice brano che poi alla fine non è, non è nulla. Eh, io penso che scaricare un brano non, è, non, non sia molto grave, però è piuttosto penalizzante perché, cioè, diciamo, per l'autore che scarichi, perché per esempio io sono in un gruppo, sono in una band emergente e guadagnerei più eh, diciamo, producendo un disco. e... Preferirei che la gente lo comprasse piuttosto che scaricasse la mia musica, nel senso che se no poi. Non, non, i soldi non arrivano. E quindi io sarei penalizzato in quanto musicista emergente. È interessante vedere come questo ragazzo si sia sentito punto sul vivo perché fa parte di una band emergente. In realtà, qui stiamo parlando di un danno per tutta la categoria artistica, anzi, stiamo parlando di un vero e proprio reato, giusto? C'è da dire una cosa importante. Eh... Il fenomeno delle nuove tecnologie ha ah, una bibliografia mh, non più di dieci anni di vita. Quindi il codice penale, il codice di procedura penale ha adattato soltanto una serie di articoli su questo nuovo fenomeno. Mm. Per esempio il fenomeno della, eh, di scaricare questi brani è, un fenomeno, è, un, è una problematica estremamente complessa. Eh, I siti che utilizzano i brani peer-to-peer, -peer, sì. allora, io metto a disposizione questo brano e lui lo scarica e lo prende da me. Questi sono leciti certo. perché la chiave di lettura è se io non ne faccio, eh, non ne ho un fine economico, non è un vantaggio economico ma fin dov'è il, li il limite del vantaggio economico mm. allora se io questo brano lo utilizzo per esempio per fare il days jockey eh, in una festa allora già quindi eh, è, necessario, eh, è necessaria una rivisitazione precisa del, a livello penale anche di, di certo. queste problematiche perché, eh, perché, perché è un fenomeno nuovo, è emergente, è, è, è fresco va studiato. Eh, va studiato va studiato e regolamentato, tutto, è regolamentato anche. Anche. ma voi ragazzi siete comunque a conoscenza del fatto che correte dei rischi o se siete minorenni li fate correre ai vostri genitori perché pubblicare foto senza l'autorizzazione è un reato pubblicare video senza autorizzazione? È un reato scaricare musica illegalmente? Certo, sicuramente prima di questo progetto ne sapevamo molto poco, mm. ne sapevamo veramente poco. Poi con tutti gli incontri e tutte le volte che la Polizia Municipale ci ha comunque invitati al loro comando. Eh, ci hanno sicuramente aiutato a prendere consapevolezza dei rischi, sia a livello civile che a livello penale, eh, di tutte eh, queste violazioni che si possono commettere su internet. E quindi adesso noi ragazzi dell'Avogadro siamo consapevoli. Magari qualcuno continua a scaricare, però comunque siamo consapevoli. Eh, però lo fate con dolo: con dolo, <ride> è ancora peggio. Eh, Un'altra cosa importante è sulla dipendenza, sul sì. numero di ore, sul tempo che questi ragazzi dedicano a. Mediamente, quante sono? Mediamente, mediamente sono diverse ore. Non so adesso. Sì, il... avevamo svolto dei sondaggi anche in collaborazione con una ragazza della facoltà di psicologia di Torino. Ed è emerso che comunque c'è gente anche magari del triennio, quarta e quinta che passano 6-7 ore, sì, ore davanti al computer. L'anno scorso in un sondaggio fatto in classe è venuto fuori che c'erano delle persone che stavano 10 ore al giorno attaccate a Facebook, che vuol dire tornare a casa e passare e tutto il giorno quello. fino alla sera, certo. Eh, quindi il, il discorso delle dipendenze, il discorso sì. di eh, far capire che oggettivamente eh, gli strumenti tecnologici nuovi vanno usati perché sono fondamentali, però eh, non bisogna scollegarsi dalla realtà. Cioè giocare sì, ma sarebbe opportuno giocare in mezzo alla strada, giocare con gli amici, relazionarsi con gli amici perché si sta un po' perdendo questo rapporto umano che è fondamentale, è l'elemento fondamentale della vita. Cioè uno sguardo o una parola detta o una frase detta è diversa da un qualcosa scritto in chat. Ecco, quindi mh, questo è un po' eh, il nostro obiettivo, perché ovviamente trattare tutti i temi dei rischi eh, è, è impossibile, è improbabile, anche perché noi non abbiamo neanche le competenze specifiche, però abbiamo voluto eh, aprirci un po' a queste problematiche in modo da far parlare i ragazzi, le istituzioni, cioè quindi innescare una sinergia, tra eh, persone, tra enti, eh, abbiamo iniziato anche una collaborazione con eh, le Molinette di Torino che c'è eh, questo appunto ambulatorio eh, per, sulle, dipendenze. Sulle, sulle, sulle dipendenze delle nuove tecnologie, ce ne sono due, una a Torino e una alla, alla Sapienza a Roma, quindi per cercare di farci spiegare queste cose e, e soprattutto farle arrivare ai ragazzi. Ai ragazzi infatti e la consapevolezza di quello che si sta facendo, perché eh, l'invadenza di queste nuove tecnologie ha cambiato i, i modelli di relazione. Mm. Quindi per i ragazzi prima era normale cercare di eh, farsi amicizie eh, fisicamente mm. nella realtà, adesso fare amicizia significa essere amico su Facebook, significa comunicare attraverso certo. il telefonino, comunicare attraverso le chat. Tre o quattro regole basi. Io la prima cosa direi che la prima cosa è che le famiglie cerchino di condividere questo fenomeno con i ragazzi. Ma condividere perché è molto facile eh, controllare a livello ispettivo. A livello ispettivo, non si va da nessuna parte. Se si condivide, se si condivide eh, quello che si sta facendo, si, si comprende il rischio. Eh, si, si riesce a comprendere che cosa, eh, quali sono i problemi. L'altra cosa è sapere quali sono, per esempio, eh, le di Facebook le impostazioni della privacy, mm. perché nel momento in cui i dati sensibili eh, sono divulgati a tutti, possono accedere tutti. Ecco. E, e quindi, quindi, fare molta, molta moltissima attenzione, attenzione moltissima nel attenzione diffondere i propri, i propri dati. dati. I propri dati. Certo, Marco: come detto da professore, eh, è molto meglio socializzare. Al parco, mentre una volta si diceva ci vediamo alle tre all'oratorio, adesso si dice ci vediamo alle 3 su Facebook ah. per giocare a questo gioco online. Mm. Quindi è molto meglio socializzare perché, come anche detto dal vice comandante, eh, il, adesso i ragazzi puntano più che altro a raggiungere dei a raggiungere dei record. Su Facebook, ad esempio, si fa la corsa, si fa la gara a chi riesce a raggiungere più amici su Facebook. Amici, Quindi, amici o no? Amicizie virtuali. cui infatti, bisognerebbe riflettere qui ancora. Magari si nasconde una persona che è lì per perdere tempo o per, come detto prima, per abusare di te. Certo, nella, nella peggiore delle ipotesi. Certo. Allora, vi ricordiamo ancora una volta il sito che www.nuovetecnologie.itisavogadro.com potete trovare tutto il filmato di cui abbiamo parlato oggi, tutto il progetto in chiusura, nel ringraziare i nostri ospiti per essere stati con noi vi dico che è stato anche premiato a Roma questo sì, progetto. Certo. Eh, il progetto intero è stato premiato da cittadinanza attiva alla Camera dei Deputati per eh, la validità eh, del, del messaggio. Eh, è stato ancora eh, più gratificante per noi perché eh, questo progetto è dedicato, questo premio, a Vito Scafiti. Ecco. Eh, mh, proprio l'altro giorno quando abbiamo presentato il video all'avogadro è venuto il papà di Andrea Macri, ha mm -hmm. testimoniato. E quindi mh, come il discorso di, della sicurezza, che è una parola vastissima, la sicurezza la facciamo costantemente nelle nostre azioni quotidiane. E quindi parlare di sicurezza è trasversale, sicurezza stradale, sicurezza delle nuove tecnologie, sicurezza eh, nell'ambiente cittadino, urbano, negli edifici siccome. scolastici. Quindi il discorso della sicurezza come senso civico certo. di appartenenza. Grazie a tutti per questo premio, per tutto il progetto e grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Ci fermiamo solo un attimo, c'è la pubblicità. Notizie e servizi filmati in edizione Flash alle 13.45, il primo appuntamento con l'informazione di Telesubalpina, una breve anticipazione dei principali avvenimenti della giornata. Dal lunedì al sabato, tutti i giorni in diretta, una finestra sul sito di Saluggia alla Francia. E un uomo di 45 anni è stato ferito la scorsa notte per strada ad A